A volte negli allevamenti abbiamo anche il problema degli aborti. Quindi, se tu come allevatore hai problemi di aborti nella tua stalla, questo video potrebbe esserti utile. Questo è un aborto di circa 5-6 mesi e vedremo in questo video come gestire la problematica aborto in una stalla. Per questioni di tipo sanitaria, se capita di avere un aborto, cercate di tirare fuori il vitello mantenendolo il più pulito possibile e mettendovi dei guanti in modo da non rischiare di contrarre delle infezioni. Dovete conservare poi il vitello e portarlo presso il laboratorio e anche un pezzettino di placenta, nonché fare il prelievo di sangue alla vacca per fare l'opportuna ginecologia. Sierologia. Mi raccomando, in caso di aborto occorre controllare anche se per caso è un aborto gemellare, perché l'aborto a 6 mesi è spesso e volentieri conseguenza una gravidanza gemellare. Nel caso di aborto gemellare non è necessario fare tutti gli accertamenti di laboratorio che ricorrerebbero in caso di aborto. Prelevate il pezzo di placenta, idealmente se ci si riesce 2-3 cotiledoni, il tutto per l'invio al laboratorio. Mi raccomando, in caso di aborto identificate la vacca e fate il prelievo di sangue per gli opportuni accertamenti sierologici. Dovete reperire il feto, identificare la vacca, prelevare il sangue per la sierologia, quindi tappo rosso, prelevare alcuni cotiledoni di placenta. Se non sapete l'età del feto, potete prendere una misura che va dal sincipite alla punta del naso, questa è 17 cm, oppure dalla base della coda al sincipite, 52 cm. Questo vi consente di stimare l'età della gravidanza, anche per eventualmente identificare quale animale abortito, se per caso trovate il feto libero. Prendete la placenta e la tenete isolata in un guanto, eventualmente da esplorazione rettale. Sulla placenta verranno eseguiti particolari analisi in PCR per identificare gli abortigeni. Prendete l'anamnesi della stalla in cui è avvenuto l'aborto, ad esempio questa è una stalla vaccinata, IBR e BVD, e in una recente indagine sierologica o in PCR si è esclusa la presenza di BVD circolante, e conservate il feto in un contenitore in modo tale da non avere percolazioni. Il feto può essere conferito o fresco insieme alla placenta oppure congelato presso il laboratorio di riferimento per le indagini, quindi sentite il vostro veterinario di fiducia per fare queste indagini di laboratorio volte alla ricerca di eventuali cause infettive di aborto. Vi ricordo che non esistono solo cause infettive di aborto, ma anche aborti di altra natura, di cui non possiamo stare a parlare in questo video, eventualmente faremo dei video successivi su questa patologia. Qualora dobbiate congelare anche il sangue, non potete congelare il sangue in toto, dovete farlo sierare, prelevare l'aliquota di siero, cioè quella gialla, metterla in un'altra provetta, come ho fatto vedere in un altro filmato, e poi eventualmente congelare il tutto e inviarlo al laboratorio. Mi raccomando, identificate il sacchetto che congelate, onde doverlo aprire in un secondo momento. Azienda, numero della vacca, la data che qui manca, e poi potete identificare il vostro bel pacchetto regalo.